Andrea Tuada, coordinatore nazionale della Speciality Coffee Association of Europe, che riduce da una settimana con centinaia di litri di latte stappati. Perché Andrea un libro sul cappuccino italiano? Ma essenzialmente perché non esiste ancora in Italia un libro sul cappuccino. Questo è il primo libro completo che spazia dalle caratteristiche del latte, da come deve essere un espresso perfetto per fare un buon cappuccino, fino ad arrivare poi all'ultima parte, forse la più spettacolare, dove si tratta il tema della latte art. Come è andata, caro Andrea, questa settimana? È stata particolarmente impegnativa. Quali sono state le figure, ad esempio, quella che hai amato di più realizzare e invece la più difficile? Ma com'è andata? Lo potete vedere. Questa fantastica esposizione di bottiglie vuote di latte si è prodotto tanto, sono più di 100 bottiglie, pensa che da un litro di latte si possono fare 8 cappuccini, quindi fai tu i conti. Alla fine poi per riuscire a produrre circa 100 cappuccini di latte art abbiamo dovuto consumare questo grande quantitativo di latte. Quanto riguarda le due figure che mi hanno colpito di più, dirò, mi hanno colpito tutte, perché abbiamo fatto talmente tante prove, talmente tanti decori che adesso su dei piedi non riesco a dirti quali sono state le più difficili e quali mi sono rimaste più impresse. Dico che abbiamo veramente spaziato da disegni classici, decorazioni con topping colorati, abbiamo utilizzato dei coloranti alimentari per fare la latte painting, abbiamo fatto animali, foglie, doppie foglie, cuori, tulipani, di tutto. Quindi penso che ogni cappuccino abbia la sua difficoltà e sicuramente in questo libro il suo senso. Cappuccino italiano, latte art. Quanto conta la parola art all'interno di tutto ciò? Ma la parola art alla fine è quel di più che non è essenziale all'interno di un cappuccino. Però come tu ben sai, ormai noi siamo abituati a giudicare più che altro con la vista. È uno dei sensi che contano di più in questo nuovo mondo, no? Anche in questo nuovo mondo del caffè. Però non dimentichiamo, se questa è la cosa più importante, che un buon cappuccino parte da una base solida che deve essere fatta ed estratta in maniera perfetta l'espresso, che è la base su cui poggia poi alla fine l'altra componente fondamentale del cappuccino italiano, che è il latte. Quindi se noi non siamo in grado di produrre un buon espresso e montare la crema di latte nella maniera corretta, sicuramente dobbiamo scordarci di riuscire a fare uno, un buon cappuccino, due, decorarlo in maniera perfetta. Che aiuto può dare questo libro sul cappuccino italiano latte art a torrefattori e baristi? Ma innanzitutto spieghiamo che cos'è SCAE. La SCAE è la Speciality Coffee Association of Europe, ovvero un'associazione europea che ormai opera in tutto il mondo, infatti ha sezioni, chapter anche negli Stati Uniti, in Giappone, in Corea del Sud, eccetera. Promuove appunto la qualità e la cultura del caffè in tutte le sue forme, dalla piantagione fino ad arrivare al prodotto finito in casa, quindi si occupa di tutta la filiera del caffè. La grande idea di SCAE è stata quella di dare sempre più valore aggiunto e importanza all'ultimo anello della catena, che è il barista. Quindi se il barista è in grado di trasformare questo fantastico prodotto del caffè al meglio, sicuramente il cliente ne uscirà più contento, più appagato. La SCAE ha diversi mezzi per promuovere la cultura del caffè. Uno sicuramente è quello dei corsi di formazione e delle certificazioni per baristi. Non dimentichiamoci l'ultimo sistema nato appunto per divulgare cultura e qualità, che è lo SCAE Diploma. Lo SCAE Diploma, che si divide in 6 moduli che riguardano appunto tutta la filiera del caffè, partendo dall'abilità del barista, passando attraverso il cup tasting, quindi la degustazione,
poi la capacità di un barista di conoscere anche tutti gli altri sistemi di estrazione, non solo l'espresso, ma il caffè filtro, la French press, l'aeropress. Quindi sono stati inventati in questi ultimi anni anche nuovi sistemi di estrazione. Un altro canale per promuovere questa cultura è il mondo delle competizioni, il World Barista Championship, la Latte Art Championship, il Coffee Good Spirits, il Cup Tasting, il Brick. Quindi i canali sono tantissimi. Il compito più importante sicuramente ce l'hanno i formatori, i cosiddetti authorized trainer, che hanno in mano il pallino della formazione nel mondo della caffetteria. In Italia ci sono già parecchi authorized trainer ed è molto facile, consultando il sito www.sky-italia.it, andare a vedere chi sono e dove poter informarsi per affrontare questi percorsi di formazione. Consigli questo libro a torrefattori, a baristi? Ma sicuramente, innanzitutto devo ringraziare la Bazzara Express, la Planet Coffee, per avermi dato la possibilità, l'opportunità di essere il padrino di questo libro, considerando quali sono stati anche i padrini dei precedenti libri. Parliamo di Alberto S., di Vinco Sandali e di Pacorini. Certo. Quindi sicuramente questo è motivo di orgoglio. E questo libro sicuramente lo consiglio a tutti i baristi italiani, prima di tutto, anche perché esistono altri libri che parlano di latte art, ma nessun libro italiano. Li hanno fatti in Giappone, li hanno fatti in Australia, ma in Italia non era stato ancora prodotto niente di questa entità, di questa importanza.